davvero stupende, che ora non vi farò, non vi leggerò perché sono un po' troppo lunghe. Per esempio c'è una su un brindisi fatto dal fisico Richard Feynman al vino, in cui parte dal bicchiere di vino che hai in mano per arrivare a descrivere sostanzialmente la complessità dell'universo, che è chiusa nel bicchiere di vino, poi finisce, Feynman era un compagnone, quindi finisce con beviamo. Oppure c'era un'altra, che è la mia preferita, che è una lunga citazione, allora in cima, come vedete sulla destra c'è una montagna, quando uno arriva in cima a quella montagna ha per la prima volta una percezione di tutto il paesaggio dell'isola, e c'è una lunga citazione da un astronauta che si chiamava Schweikart, che nel 1975 descrisse la sua impressione della visione della Terra dallo spazio, e di come questa visione di tutto ciò che era sempre sembrato qualcosa di interno, no? Una casa, un'abitazione, una capanna, come dire, improvvisamente vista da fuori diventa tutto lì, cioè una piccola sfera, e può essere addirittura coperta con un dito. È un momento estremamente emozionante del gioco. Almeno per me lo è stato, e la cosa ironica è che in quel momento sei in cima alla montagna e stai vedendo il tutto lì del gioco, è questa stupida isola piena di enigmi incomprensibili e di pretenziose citazioni filosofiche che stanno nelle registrazioni. Ebbene, ne leggo un paio. Ibn Arabi: l'esistente non contempla altro che veli appesi. Gli atti della percezione restano imbrigliati in quei veli che lasciano traccia nel possessore dell'occhio che li percepisce. Un'altra molto carina, giusto per darvi un'idea. Immaginiamo una barca su un fiume, un'altra barca vuota che sta per urtarla. Nemmeno un uomo irascibile perderebbe le staffe. Ma supponiamo che ci sia qualcuno sulla seconda barca. L'uomo sulla barca, sulla prima barca, gli griderebbe di spostarsi. E se non sentisse una prima volta, né una seconda, né una terza, inevitabilmente inizierebbe a inveire. Nel primo caso non proverebbe rabbia, nel secondo sì. Questo perché nel primo caso la barca è vuota, nel secondo è occupata. E così è con l'uomo. Se riuscisse a svuotarsi del proprio io, chi potrebbe mai muocergli? Zhuangzi è autore di uno dei più importanti testi del taoismo classico. Naturalmente questa registrazione non è uno screenshot, ma la trovi accanto alla barca e quindi questo ritorna all'ironia. Ho scelto questa citazione in particolare anche perché accenna a uno di quelli che, temi fondamentali, che sono i temi fondamentali di questo gioco, che, ripeto, non vengono mai assolutamente esplicitati durante il gioco, perché non c'è una storia, non ci sono dei personaggi, ci sono soltanto queste voci che escono dai registratori e quello che uno capisce osservando, ascoltando anche l'ambiente che ha intorno. E qui questa differenza fra le due barche: una barca c'è una persona sopra, un'altra barca è una cosa, è una barca che vaga da sola, senza nessuno sopra. Nel primo caso la barca mi urta, mi incazzo, nel secondo caso la barca mi urta e non mi arrabbio. Quindi da un lato c'è l'intenzione, dall'altro c'è il caso. Da un lato c'è il significato, dall'altro c'è il non senso. Si potrebbe dire, anche strecciando un po', allungando un po' questa metafora, dal lato c'è il naturale, una barca che si muove da sola, che scende la corrente da sola, e dall'altro c'è l'artificiale, c'è l'umano, c'è il costruito, ed è la barca con una persona sola. Quando prima Tommaso citava parlava di Raimondo Lullo, citava, diceva, ha detto pensiero e natura sono la stessa cosa. Che cos'è questo tipo di affermazione? Sostanzialmente l'affermazione è che la barca con l'uomo sopra e la barca senza uomo
uomo sopra sono la stessa cosa, nel senso che 65, eccomi qua, nel senso che i due piani si possono confondere, cioè il piano del significato, il piano della rappresentazione e il piano della realtà che se ne sta alla base, si possono confondere e potrebbero addirittura non essere in fondo distinguibili. Allora, qui abbiamo un momento del gioco particolarmente sconcertante in cui sulla sinistra c'è uno schermo con uno di quei labirinti molto semplice e sulla destra c'è lo stesso labirinto rappresentato realizzato direttamente nell'ambiente circostante. Per questo è un momento del gioco, siamo in cima alla montagna, abbiamo appena ascoltato la registrazione sul viaggio nello spazio, la Terra vista dallo spazio, in cui ci si rende conto che gli enigmi non sono soltanto dentro agli schermi, ma sono anche fuori dagli schermi. E quindi entra tutta una nuova fase. Per esempio qui c'è una nuvola che forma un cerchio che finisce con una linguetta. E, inizia una nuova fase in cui i piani della rappresentazione e della realtà, chiaramente sto parlando di rappresentazione in realtà all'interno della rappresentazione, quindi all'interno del videogioco, iniziano a confondersi. Questa cosa diventa sempre più complessa e intricata nel corso del gioco, fino al punto in cui, per esempio, le voci registrate diventano, a un certo punto iniziano a uscire fuori, diciamo così, dalla finzione e diventano delle persone in una sala di registrazione che si trovano a dover parlare, a dover recitare queste citazioni e si mettono a chiacchierare fra di loro su quale potrebbe essere il significato di quello che leggono, ma Dio esiste, ma aveva ragione Cartesio oppure no, e cose di questo tipo. Quindi la cosa diventa sempre più intricata, fino a che diventa proprio totalmente assurda, perché addirittura iniziano a apparire dei falsi finali, cioè il gioco inizia a finire ma a non finire realmente, perché a seconda di come lo finisci si aprono dei nuovi livelli. C'è un livello in cui il secondo finale è l'officina in cui evidentemente è stata costruita l'isola in cui questo witness si trova a vagabondare, e quindi si trovano cataste di oggetti, statue rotte, eccetera, quindi tutto, come fosse il backstage dell'isola. E poi c'è un terzo livello addirittura che ho scoperto solo ieri perché non sapevo, riguardando alcuni video su internet, che per entrarci è necessario ricominciare la partita da capo e, forti delle nostre conoscenze, andare a cercare una di queste enigme, queste col cerchio e la linguetta, nello schermo, proprio nel primo minuto di gioco, e che dà accesso a un'area che è una specie di spa, di resort turistico, che sta sopra l'isola, e quindi viene fuori che tutta l'isola non è altro che un centro di osservazione, cioè ci sono dei turisti che dall'alto guardano quello che fanno gli abitanti dell'isola, cioè gli abitanti, il testimone che vaga per l'isola. Non contenti di questo, proseguendo l'esplorazione di questo resort, ti trovi, fermatemi se sto andando troppo lungo, intenti, gli abitanti di questo resort, finisce per essere addirittura una simulazione se stessa, si sfalda, finché nel momento finale precipita una specie di vuoto, una scala a chiocciola nel vuoto, in cui iniziano a apparire, un momento molto importante, iniziano a apparire nel buio delle stanze fotorealistiche, cioè non più una grafica come vi ho fatto vedere finora, veramente fantasiosa, ma una grafica 3D molto realistica. Alla fine appare un video, un filmato vero e proprio, una telecamera, è stato fatto con una GoPro, insomma, che sta sulla testa di una persona.
e vediamo in prima persona questa persona che si sveglia, si stacca degli elettrodi dalla testa, inizia a vagare per uno studio di videogiochi dove è pieno di oggetti che sono chiaramente elaborazioni di quello che poi abbiamo già trovato nel gioco, inizia a brancolare, casca per terra perché non riesce bene a camminare, prova a interagire con la realtà come se fosse tutto un touchscreen, e questo sarà capitato anche a voi a forza di usare i smartphone, uno a volte si alza confuso la mattina e trova, che ne so, aprire una finestra facendola scrollare o cose di questo tipo, e finché non si addormenta. Questo può essere un tuo problema neurologico. No, questo non ci è mai capitato. Forse ti dovresti preoccupare, però parliamo. Vuol dire che non vi state immedesimati abbastanza. No, a me capitava, ora è tanto che non mi succede, ma perché ormai credo di esserci entrato dentro, quindi, però vabbè, a parte queste cazzate. Però scusami, magari a qualcuno che scrive codice sarà capitato di osservare qualcosa intorno a sé e pensarlo in termini di reverse engineering, come questa cosa vuol dire che è scritta così, 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 così. A me, per esempio, che scrivo un po' di codice, sempre capita di vedere magari, non so, un artefatto visivo, pensare come possa essere scritto il codice che genera quella forma. Sì, succede anche la cosa opposta a quella che veniva rappresentata in Matrix in maniera fantasiosa, che guardi il codice e immagini quello che ne verrà fuori senza doverlo eseguire. Questo è anche interessante perché ha a che fare con la confusione tra piano della realtà e piano della rappresentazione, quindi della realtà virtuale, che dicevo prima, cioè ogni rappresentazione può essere a sua volta un piano di realtà per un'altra rappresentazione. Uno potrebbe riassumere la domanda della metafisica, tra le mille possibili riassunti di quella domanda, potrebbe essere: esiste un piano ultimo della realtà che non è un piano di rappresentazione? E se sì, è quello in cui siamo noi attualmente. Concludo questa... Perdonami, mi posso aggiungere su una cosa su questo? L'altro giorno un amico particolarmente simpatico e ironico mi ha scritto: realtà uguale funzione di realtà. Realtà uguale funzione aperta parentesi tonda, realtà chiusa parentesi tonda. Programma PHP, per caso. Sì. Però diciamo, il senso è che la realtà è funzione di se stessa. Si apre anche un'interessante parentesi delle deformazioni filosofiche professionali. Cioè, vorrei un falegname che ci spiegasse con quale metafora applica la metafora. Sì, esattamente come per ogni martello, per i martelli ogni cosa è un chiodo, per ogni programmatore. Per i programmatori ogni cosa è una funzione. Esatto, è una classe. Esatto. Facciamo preferenze si può funzionale e orientata agli oggetti. Concludo. Questo è un gioco, secondo me, stupendo. Ora purtroppo per chi non ci ha già giocato, però l'ho spoilerato brutalmente. Però è un gioco stupendo per me. Perché fa una cosa che con questi temi secondo me è molto importante, cioè questi temi sono molto pretenziosi, sono così astrusi che spesso pare che uno sta soltanto dicendo, insomma, giocando con cose che non hanno alcun senso. E cosa fa? Accompagna il giocatore con una specie di lunghissimo tutorial che non finisce mai. Di solito i tutorial in un videogioco prendono i primi 10 minuti, ti insegnano l'interfaccia e poi ti abbandonano giustamente perché uno vuole spaventare. E qui invece il gioco il tutorial è l'intero gioco, attraverso una serie davvero infinita di spunti, momenti, di cose che il giocatore, guardato sempre intorno, scopre, porta a fare quella che all'inizio chiamavo una vera e propria esperienza. C'è questo... scusate? Stavate parlando? No. Ah, ok, scusate.
c'è questo, questo questa immagine, siamo contro luce, vediamo queste due colombe di marmo e in primo piano, dietro abbiamo una finestra e la luce che entra, nell'ombra vediamo, ci vediamo, siamo noi, siamo il testimone, con la luce, siamo un angelo. Andiamo avanti, subito accanto abbiamo un'altra finestra che ci fa vedere come un re, abbiamo uno scettro e una corona in mano. E uno dice, accidenti, persone importanti sono. Però qui non c'è nessuna colomba, no? E quindi uno dice, ma da dove viene quest'ombra? Perché vedo questa... Mi giro, scusate, ora poi torno indietro, il re era semplicemente creato da due stracci attaccati alla sbarra della finestra. Questi sono uno di davvero decine, se non centinaia di momenti del gioco in cui uno si trova davanti a una situazione del genere, che in sé per sé possono essere anche cose, diciamo, è così, ma danno a pensare. Quindi dicevo, un tutorial di metafisica. Vi lascio con questa cosa che ho scoperto soltanto per puro caso mentre leggiucchiavo filosofia indiana qua e là. Il testimone del gioco, questo witness, è in realtà un essere particolare, un essere metafisico in un certo senso. Questo lo scopriamo perché, allora, l'isola è un oggetto, è un luogo fondamentalmente realistico, cioè tutte le cose che vi si trovano dentro sono cose che potrebbero realmente esistere, magari completate dal punto di vista tecnico da realizzare, tipo intere foreste che ruotano su degli assi metallici e cose del genere, però insomma non fantasy. Ci sono due elementi che riconducono il gioco a una dimensione fantasy fantastica. Uno è che il tempo non si muove, cioè non passa. Il sole sta sempre fermo nella stessa identica posizione, tra l'altro se no tipo giochi d'ombra come questi che abbiamo visto adesso non potrebbero essere possibili, che l'ombra passerebbe e non sarebbe possibile creare il re o l'angelo. Un secondo è che il testimone, il protagonista, non, è soltanto un'ombra, cioè se voi, non ci sono specchi nel gioco, ma se voi andate in riva al mare e guardate i pezzi dell'acqua, non troverete niente, vedete soltanto l'ombra, il che significa, cioè vedrete quello che avete alle spalle, il paesaggio, ma non il protagonista. Che significa che questo protagonista è una specie di fantasma. E ho scoperto che questo osservatore, witness, ha un suo corrispettivo nella metafisica indiana. Uno può pensare all'Atman, uno dei concetti fondamentali del brahmanesimo, o allo Shakti. Shakti in sanscrito significa osservatore, testimone oculare, oppure essere supremo, colui che conferisce luce alla parte di ego del corpo sottile. Allora, questa è una traduzione mia da Wikipedia, prendetela un po' come molle. Il corpo sottile, le due parti sono la mente che prende la trasformazione, l'intelletto che prende le decisioni, la memoria e l'ego illusorio. La filosofia indiana, la parola Shakti fa riferimento alla pura consapevolezza, che è testimone del mondo, ma non è influenzata o coinvolta. Shakti è l'unica realtà dell'universo ed esiste oltre il tempo, lo spazio e la triade di esperienza, esperienza ed esperito. Oltre il tempo, per l'altro gioco, come vi dicevo, vive in un luogo fuori dal tempo. E quindi ho fatto questa panoramica molto veloce, spero di essere riuscito almeno a darvi degli spunti interessanti di riflessione. Passo la parola. Vai, grazie Greg. Grazie e se c'è Roberto, sei? No, questo è Greg, lo riconosco. Sì, Roberto c'è. No, allora io vorrei giusto a questo punto fare qualche riflessione appunto a partire dai vostri interventi, perché mi sembrava molto interessante quello che aveva detto Francesco all'inizio, cioè il fatto che la computazione in qualche modo ci ha introdotto a nuove domande metafisiche, appunto, che in realtà lo potremmo vedere anche da quello che
oppure appunto la domanda se la nostra realtà sia la realtà ultima, che erano le domande di Cartesio, erano le domande di Butler, erano le domande di Berkeley. Quindi in effetti è un ritorno a delle vecchie domande con strumenti nuovi. Ora questi strumenti, mi sembra interessante, sono stati introdotti soprattutto dalla teoria dell'informazione e dalla fisica dell'informazione, che li possiamo ritrovare nella domanda che della domanda di ricerca che avanzò il fisico teorico John Wheeler nel 1989, che era la famosa formula X from bit, cioè possiamo in qualche modo ricondurre tutto a codice sorgente in qualche modo, cioè i bit, possiamo riscrivere la fisica e quindi la fisica quantistica, la teoria della relatività e i tentativi di conciliarla, quindi per esempio la teoria delle stringhe, in termini di teoria dell'informazione. È la domanda su cui oggi si fa molta fisica teorica e che peraltro riprende anche in questo caso alcuni concetti che sono emersi proprio all'origine dell'erta informatica, perché se pensiamo appunto al fatto che bit era appunto il termine coniato da Paul Shannon quando elaborò la sua teoria dell'informazione, cioè l'idea di fare, di considerare l'esistenza di una specie di atomo indivisibile dell'informazione, cioè il bit come equivalente computazionale dell'atomo, allora è lì che nasce tutto quanto. Nasce sia appunto la teoria dell'informazione sia le domande metafisiche ad esse associate, perché appunto è il momento in cui nasce anche la cibernetica e quindi l'idea che Norbert Wiener avanza, secondo cui anche la biologia, anche l'essere umano, tutti gli esseri viventi possono essere interpretati come unità di processamento dell'informazione. Ecco, questa è un'idea che aveva avanzato addirittura prima di lui Erwin Schrödinger, il famoso padre della meccanica quantistica, che aveva cercato di identificare la vita come il senso della vita ancora prima della scoperta del DNA come appunto l'elaborazione di informazione all'interno del gene. Quindi c'è questa tendenza continua sotto traccia un po' rispetto, diciamo, poi al lavoro che invece viene fatto a livello tecnico, allo sviluppo dell'era informatica, questa grossa questione metafisica di fondo, se effettivamente l'informazione possa essere il paradigma epistemologico per eccellenza della nostra realtà. Che a un certo punto poi sono stati introdotti anche prima il concetto degli atomi. Ecco, questo è un tema che poi introduce il problema dell'universo simulato, perché l'automa cellulare in particolare è un concetto che viene introdotto all'inizio dell'informatica, se voi ben ricorderete, prima da Alan Turing e poi da John von Neumann. Che cos'è? Fondamentalmente l'idea è che attraverso delle semplici istruzioni in termini appunto di codice binario si possa in qualche modo far evolvere un bit di informazione fino a sviluppare strutture complesse in un mondo digitale. Von Neumann, Turing ed altri, per esempio Niels Barricelli, sono convinti che attraverso gli automi cellulari sia possibile riuscire a riprodurre la nascita della vita, la morfogenesi, come la chiama Turing, cioè la possibilità che appunto dall'informazione costruita nei geni si arrivi poi a sviluppare un intero organismo. Però simulazioni informali, con le computer ovviamente che all'epoca erano all'avanguardia, ma che oggi sono ovviamente banalissimi, naturalmente non arrivano a simulare. Che è rimasto convinto, per esempio, del gioco della vita di John Conway, che è appunto questo programmino di automi cellulari molto banale che